Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. È terminato al Parco dei Principi l'incontro, il match tra il PSG e il Milan. Milan che secondo me ha fatto tutto quello che tatticamente non si deve fare contro il PSG. Ovvero, il PSG non deve avere campo a disposizione, non deve avere spazi, perché sennò è veramente difficile stargli dietro a... Che vanno a una velocità differente, perché lo stesso Dembélé ha un passo differente, Mbappé lo sappiamo, va a una velocità tutta sua, Colomani è un altro giocatore comunque molto veloce, e quindi basta lasciare spazi, e questi si fiondano proprio brutalmente e l'hanno fatto. E il Milan secondo me è stato anche graziato. Secondo tempo il Milan è sparito dal campo e ha fatto degli errori veramente imbarazzanti, imbarazzanti. Perché basti pensare al calcio d'angolo con Dembélé che resta tutto solo a fare un po' quello che vuole. E il gol comunque che è stato preso nel primo tempo, quello di Mbappé con Zaïre-Emery che spacca così il centrocampo, c'è una prateria di fatto davanti a sé, palla Mbappé che poi è bravissimo per carità. È stato bravissimo a trovare la giocata. Però ragazzi, cioè, Mbappé bisogna cercare di portarselo verso l'esterno e mai verso l'interno, anche perché chi vede giocare il PSG, e l'ho visto giocare tantissime volte, sa che Mbappé cerca sempre o quasi sempre quella giocata lì. La conclusione su cui poi Maignan ci ha messo la mano e il pallone è terminato sull'esterno del palo e poi uscita. Quella è una tipica giocata di Mbappé, cioè è lì pronto, gli viene portato il pallone e lui calcia in quel modo lì. Quindi bisogna essere molto attenti in queste partite, perché sennò se lasci spazi rischi veramente di prenderne 4, 5. E ripeto, il Milan oggi è stato fortunato. Tra l'altro Maignan in quell'occasione lì è stato molto bravo, però in due occasioni prima non mi era piaciuta, aveva fatto due respinte che onestamente poteva evitarsi, soprattutto una nel primo tempo se la poteva tranquillamente evitare, uscita di pugno, poteva far sua, e Maignan comunque deve dare sicurezza a questo reparto. Un PSG che comunque è andato spesso e volentieri alla conclusione. Io invece vedo un Milan che si piace sempre troppo. C'è Leao che, ragazzi, si piace troppo e non va bene. Non va bene, non va bene. Deve essere l'uomo in più di questa squadra, e invece a volte, tra virgolette, l'uomo in meno. Perché i suoi compagni si affidano a lui e lui invece magari cerca la giocata, il colpo. No, devi essere molto pragmatico, soprattutto in queste partite. Anche nell'occasione in cui aveva saltato l'avversario con la Veronica, poi aveva cercato l'altro dribbling, diciamo, spettacolare, allungandosi il pallone di 4 metri. No, non sono queste le partite, non sono questi i momenti. Lo puoi fare una partita così con il risultato magari già in cassaforte, anche per far innervosire gli avversari, ma non puoi permetterti di fare una roba del genere in una partita come questa. Non te lo puoi permettere, assolutamente non te lo puoi permettere. E queste cose qui a me, ragazzi, fanno arrabbiare perché non va bene. Butti al vento occasioni per non essere pragmatico, come sempre Leao in quell'occasione che poteva tranquillamente mettere il cross, invece no, ha esitato, ha aspettato, mette mezzo al pallone e poi il rimpallo lo sfavorisce. Ma tra virgolette è giusto che sia così, perché devi fare assolutamente di più. Io ho notato anche contro la Juve, il Milan è Leao dipendente, lo cerca sempre nel momento in cui è in difficoltà, si affida sempre a Leao, vuole la giocata di Leao, e onestamente di giocate di Leao quest'anno ne stiamo vedendo poche. Cioè, ragazzi, sapete che a me Leao piace tanto, però bisogna anche essere realisti e concreti. Giocate di Leao in questo momento se ne stanno vedendo ben poche. Poi per carità, in una partita come quella con la Juve, comunque sia, non era nemmeno facile. Però è Leao che si deve prendere in mano la squadra, è lui il leader tecnico di questa squadra. Cioè, è inutile che ci prendiamo in giro. E in partite come queste, è lui che deve cercare di far la differenza, deve capire i momenti. E lì deve crescere ancora tanto Leao. Perché, ripeto, in certe partite non puoi permetterti la giocata, il colpo di tacco, la Verona. No, devi essere pratico. Perché il Milan, ragazzi, è ancora 0 gol segnati in Champions League. 0 gol segnati. Cioè, di cosa parliamo?
mi volete dire che il Milan è una squadra che non può fare un gol in questo girone? Ma non scherziamo. Anzi, tra l'altro, a mio avviso le va di lusso che ha vinto il Borussia Dortmund a Newcastle. Le va di lusso, perché sennò aveva già mezzo compromesso il girone, a mio avviso. Capiamoci, perché adesso c'è PSG a 6 e Borussia e Newcastle a 4 punti. Però, ragazzi, cioè, se il Milan dovesse perdere anche a San Siro contro PSG, inizia a farsi complicata, perché dipende cosa verrà fuori tra Borussia Dortmund e Newcastle. Comunque sarà molto pericolosa la situazione. Non va bene, no, non va bene. Io fossi tifoso del Milan sarei molto arrabbiato, perché poi ci sta a perdere a Parigi. Però ragazzi, il Paris Saint-Germain non è questo squadrone, eh. Non lo è, non lo è affatto, non lo è affatto. E non, veramente mi dispiace anche, tra virgolette, parlare del Milan in questo modo, ma ragazzi, si devono dare una svegliata, eh. Si devono dare una svegliata. In Champions League non puoi, perché Leao contro Newcastle ha buttato via 3 punti, perché li ha buttati via 2 punti, perché li ha buttati via. A Dortmund sono state buttate via delle occasioni importanti. Oggi si sono piaciuti in alcune occasioni un po' troppo, e magari sarebbe bastato quel poco per riaprire la partita. Cioè, hanno fatto sembrare Dembélé un fenomeno, e Dembélé non è un fenomeno. Dembélé è un buon giocatore con dei colpi, con dei buoni colpi. Però ragazzi, oggi il Milan mi ha deluso tantissimo, ma mi ha deluso proprio nell'atteggiamento, nell'atteggiamento. E ripeto, e per me una partita così non la puoi preparare con il PSG. Al PSG non gli devi dare spazi, non gli devi dare spazi. Sei tu che devi giocare in ripartenza, devi essere tu a fare la male in contropiede. Invece no, il PSG alla fine ha sfruttato gli errori del Milan. Cioè, non, no, 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 no. Poi ovviamente il PSG si è messo a gestire lei il pallone, fare quello che voleva, di fatto. Però ecco, mi sta deludendo Leao. Poi non gli voglio buttare la croce per questa partita, ripeto, è un periodo che lo osservo e mi dà sempre questa sensazione. Scusate, mi stavano continuando a chiamare. E detto ciò, io vi do un forte abbraccio, vi invito a iscrivervi al canale di Fondi del Verbo, ci vediamo molto presto, e la situazione non è delle migliori in casa Milan. Adesso vedremo con il Napoli cosa succederà. Forte abbraccio.